Niloufar nuova tronista di Uomini e Donne, arriva la frecciatina di Mattia Marciano. Uomini e Donne, la nuova tronista è Niloufar Haddati, cosa ne pensa Mattia Marciano? Niloufar nuova tronista di Uomini e Donne? Mattia Marciano se lo aspettava. L'ex corteggiatore e tronista che nei mesi scorsi è stato corteggiato dalla giovane napoletana si aspettava una svolta del genere. Ma non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla 19enne che al momento divide il trono classico con Paolo Crivellin, Sara Fifella e Niccolò Brigante. Il nuovo fidanzato di Vittoria De Ganello ha definito Niloufar un tantino esagerata, ma forse era solo un modo per mettersi in mostra alla corte di Maria De Filippi. E con buoni risultati, visto che dopo aver smesso di uscire con Mattia è stata promossa a tronista dalla redazione di Canale 5. Una persona che esce dallo studio piangendo dopo aver fatto due esterne con me è un po' esagerata, ha fatto sapere Marciano in un'intervista concessa al settimanale Mio. Una stoccata bella e buona quella di Mattia nei confronti della nuova tronista che ha provato invano a conquistarlo. Come reagirà Niloufar davanti a tali parole? Forse con indifferenza, la ragazza è più che mai concentrata sul suo nuovo percorso televisivo e più che mai determinata a trovare l'amore vero. Quello che, a quanto pare, è riuscito a trovare Mattia. Quest'ultimo è molto felice accanto a Vittoria e, pure se la scelta è avvenuta in largo anticipo rispetto ai tempi standard, il dentista non ne è pentito. Il bilancio è positivo, ha assicurato il campano alla rivista. Uomini e Donne, Mattia e Vittoria, amore a gonfie vele. Mattia Marciano ha confessato che con Vittoria è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Anche se ha cercato di conoscere altre corteggiatrici per non vivere a metà questo intenso percorso. Vittoria mi è piaciuta subito. Già dopo la prima esterna mi sono portato via qualcosa. Sentivo qualcosa a cui non davo una spiegazione. Ma, se si guardano bene i filmati, si vede che avevo la faccia imbambolata già da subito, ha puntualizzato Mattia.